Quello che questa mattina stiamo visitando è uno dei punti in cui le forze armate stanno svolgendo con impegno il proprio lavoro in questa fase della battaglia che stiamo combattendo. Quindi essere qui innanzitutto è l'adempimento di un dovere morale personale e poi è l'adempimento di un dovere istituzionale, innanzitutto per segnare un punto di eccellente collaborazione tra le diverse istituzioni. Qua voi vedete operare rappresentanti di istituzioni diverse, dalla difesa con le forze armate, alla regione, al comune di Milano, alla protezione civile, agli operatori sanitari, ai volontari, alla Croce Rossa. Ecco, la sinergia, la collaborazione tra diverse realtà che insieme cooperano per dare un servizio ai cittadini nella lotta che la nostra comunità nazionale sta combattendo contro la pandemia. Sono 138 i drive-thru che sono presenti in tutto il nostro paese, allestiti dalla difesa, 28 in Lombardia. E sono attività che sono state pensate per consentire appunto di dare un impulso anche attraverso il lavoro delle forze armate. Il personale sicuramente avrà bisogno di qualche implementazione, stiamo aspettando con grandissima attenzione che diano l'adesione e che soprattutto vengano posti in esecuzione gli accordi che il governo ha raggiunto sia con gli specializzanti, con i medici di base, dopodiché dovremo dedicarci alla vaccinazione con la massima determinazione. Abbiamo bisogno di vaccinare con la massima velocità. Ma i vaccini devono arrivare, sì, noi confidiamo su quelle garanzie, quelle assicurazioni che abbiamo ricevute, che dall'inizio del mese di aprile la quantità dovrebbe aumentare. In questi ultimi giorni non vanno particolarmente bene. Parlavo adesso con il responsabile della ATS di Milano, quale mi diceva che rispetto alle previsioni c'è stata una piccola contrazione. Tutti verranno vaccinati, stiamo superando quelli che sono i problemi che si sono evidenziati. Non dimentichiamo che la regione Lombardia è la regione che di gran lunga ha vaccinato più persone. I problemi erano problemi organizzativi che abbiamo individuato, che stiamo risolvendo.